Comandante? Nel momento meno opportuno, non lo so, io sto facendo la finale, la finalissima, la cosa più decisiva e importante per il torneo. Comandante, scusate, perdonatemi. Sei un donna, ma mi piace il modo di parlare. Io mo devo parlare una cosa urgente, perdonatemi, io alle tre parto, alle sette ho gli esami. Beh, e non ho bisogno di parlare con voi, siete il mio comandante, ho esigenza di parlare con voi, vi prego. Mo venghi, però non barate, mi raccomando. Non è che posso... Qual è il problema? Non mi spiego, non è che posso parlare di fronte ai colleghi. Scusi, ma io ci tengo la partita, poi si sparge la voce che sono ciuccio, per colpa tua. No, lo sanno tutti che siete bravo qua al circolo, siete bravissimo, comandante. Che si dica questo, perché ci tengo, non è... Ma siete bravo. Qual è il problema? Il problema è che devo fare questo esame, comandante. Sì, ma hai studiato? Sette mesi sì, sono preparato. Alla base di tutto, se sta la cultura, vai tranquillo, sfondi tutti i muri. No, la cultura c'è. Allora vai tranquillo, qual è il problema? Qual è il problema? È che voi dovete fare una telefonata alla commissione. Una raccomandazione, no, comandante, ci vuole una raccomandazione vostra. Le raccomandazioni non le sopporto le raccomandazioni. Comandante, a me è una piccola perché telefonata. Perché poi che cosa succede? Che tu vai là, fai brutta figura, la colpa è pure mia che ti ho raccomandato. No, perché ho studiato sette mesi, non posso fare la brutta figura, comandante. Me, comandante, me, per favore, ci tenga questa promozione a questo grado. C'è sempre l'eccezione, va. La telefonata la faccio, però tu mi raccomando, fai la figura, perché... No, la fate la telefonata, la me le posso andare tranquillo. Me, se sparisci. Beh. Grazie, comandante. Ci tenevo, grazie assai. Buon viaggio, bocca al lupo. Che comandante. Buongiorno, comandante. Buongiorno. Buongiorno. Siamo rientrati, eh? Sì. Siediti pure. Grazie. Comodo. Grazie. Comandante, io gli esami li ho fatti a Roma. Sì. Ho visto i quadri e c'è scritto respinto. No. E quindi lei la telefonata non l'ha fatta più. Io l'ho fatta la telefonata. Anche loro hanno chiamato a me. Ah. Tocca a te. No, tocca a te. A me? Sì. A te? No, a te. A me. A te. La telefonata l'ha fatta a me, tocca a te. No, tocca a te. Vabbè, hanno fatto la telefonata a me da Roma. Roma. Ho detto, chi è che ci ha mandato? Ma ti rendi conto? Cioè, io voglio dire, uno voglio dire la raccomandazione a me, però... Tre domande ti hanno fatto. Infatti, Tre domande. Ti hanno chiesto che cos'è un fattore di potenza. E tu hai detto che è un contadino della Basilicata. Ci sta. Beh sì, ci sta. Ti hanno chiesto che cos'è l'enciclica papale. L'enciclica papale, giustamente, uno dice, è la bicicletta del Papa. Vabbè, potrebbe. È interpretabile. Potrebbe pure starci. Può starci. Ma nel momento in cui ti hanno chiesto che cos'è la colonia penale e tu hai detto che è profondo un cazzo.